Ciao a tutti amici, benvenuti su Civilization 6. Sono qui perché, avendo portato Civilization 5 insieme al mio compagno, i video sono comunque sul mio canale, potete andare a vedere tranquillamente. Ho una coppia insieme a un mio amico, 2 vs 2 su Civilization 5. Poi è finita male perché il salvataggio si era corrotto. Sono su un 6 perché volevo fare una specie di confronto. Io giocherò a Civilization 6 e vedrò i cambiamenti che ha subito dal 3, vabbè, ovviamente dal 3, vabbè, quello è del 98, vabbè, dal 5 al 6. Voglio vedere, vi voglio spiegare cosa è cambiato e perché secondo me vale la pena acquistare o no. Questo video sì, esce un po' in ritardo. Però secondo me è giusto comunque fare un video in questo preciso momento perché questo momento in cui sto registrando è il 20 novembre e domani dovrebbero iniziare i saldi su Steam. Il gioco adesso è a 18 euro. Poi non so quando metterò questo video. Comunque oggi 20 novembre il gioco sta a 18 euro. 18 euro è un prezzo ottimo per Civilization 6 e vi voglio spiegare il motivo. Però per farlo devo che è una partita dunque. Con espansione in leader stavolta voglio prendere uno che voglio prendere lei, ma solo farvi vedere come insomma il gioco. Voglio fare terra partenza storica, partiamo già da questo, vediamo un po' di co cioè voglio fare proprio cosa normale tranquilla. È un gioco Dalla prima scintilla di vita negli porca pu. oceani. Allora siamo qui. Non prendiamo tempo in chiacchiere. Questa è la nostra area di gioco. Ok? Questa è la nostra mappa. Qui possiamo avere delle varie visuali, no? Eventi, regione, continente, appeal, cioè livello di bellezza dell'area, il colono, il governo che abbiamo, insomma, un bel po' di cose. Che ne va? L'opzione della mappa, possiamo anche mostrare le icone delle rese, se me lo fa vedere. Ecco qua. Possiamo aggiungere uno spino nel caso ci sia qualcosa di importante sulla mappa. E questa è la visuale strategica, togliamo questo. Ok. Ma sì, teniamocelo così. Ok. Codice legge ancora no, perché dobbiamo fare ancora una città. Che questo è il nostro, questa è la nostra mappa, una partenza storica. Qua c'è l'Egitto. Qua dovrebbe. Ah, quindi questa è l'Italia. Questa qui. E questa è la Grecia. Fatto un po' male, però. Spalta su un'acqua, però non si può vedere. Comunque. Facciamo avanzare i nostri uomini. Ma siccome siamo vicini alla pesca, io faccio direttamente una vela, così piacerò anche una nave e iniziamo ad esplorare le acque. Facciamo uno scout, così esploriamo più velocemente. Tu intanto continui, non c'è Roma, interessante. Poi c'è qualche internazione qua sicuro. Abbiamo scoperto un villaggio, ok. Allora, questo villaggio tibane, proprio come su un 3, ma anche su un 5, ti possono dare un'unità, oro, punti cultura, punti religione, punti scienza. Quindi possono darti molti bonus, molti importanti tra l'altro. O possono ricercarti proprio una tecnologia. Dipende se hai fortuna più che altro. Ci ha dato. Ci ha dato, penso, questi, i costruttori, perché io non ne avevo fatti. Bene, bene, ottimo. Un altro villaggio? Sì. Una città-stato vicina ci ha fatto. Ah, ci sono pure le città-stato, nel senso qui vicino, ok. Bene, nelle città-stato noi possiamo inviare degli emissari. Cosa servono gli emissari? Ma gli emissari sono importanti in questo gioco perché più emissari invieremo, più la città sarà influenzata da noi.
E migliorando le relazioni con noi sarà nostra alleata. Quindi, se noi andremo in guerra, Cartagine verrà in guerra con noi. Tipo, se qua c'era Roma e io ero alleato con Cartagine, Cartagine mi aiutava ad attaccare Roma. Roma non c'è, però, questo è un esempio. Potremmo fare un altro colono e io lo voglio assolutamente fare. Non c'è ombra di dubbio, non dobbiamo perdere tempo in cose futili. E lui inizia ad esplorare. Che c'è a Tusa qui vicino. Bene, bene, ottimo. Questa è la Spagna, sicuro. Ok, l'Italia la stiamo prendendo piano piano, ok. Che succede? Cosa mi ha dato? Ok, progresso civico del primo impero. Va bene. Oddio. Я царь Петр. Достойный правитель, подобный вам, должен ценить все самое изысканное. Любите ли вы искусство, подобно мне? Uno incontranti, sì, vieni pure da noi. Ci abbiamo già i russi sulle palme. Ma che bello. Dopo vi spiego meglio il fatto dell'età scura e dell'età buona, insomma. Ok, Non è la c'è un stanza codice giusta. energico a cui possiamo fare. Avendo una Repubblica di Platone, che cosa? Abbiamo una politica giorni in più, quindi io faccio questo. Facciamo artigianato. Ah, ma come sono belli questi barbari. Ma li attacchiamo proprio. Ok. Più in questo gioco, più noi facciamo delle azioni come costruire determinati edifici, attaccare oppure esplorare, avremo delle ispirazioni, cioè che questi vari successi che danno dei boost, degli acceleratori a queste tecnologie. Quindi è una cosa molto bella e molto importante. Ok, facciamo un altro colono, dobbiamo fare assolutamente tanti coloni, ragazzi, tanti tanti coloni, è molto importante, soprattutto adesso perché allineando già il nostro impero spartano, staremo bene poi, non avremo problemi. Abbiamo esplorato buona parte dell'Europa. Sì, la tua delegazione quanto abbassa che non rompe il cazzo. Che okay, adesso mi siete vicino a questo fiume, chi è che mi attacca? Oh, che battaglie possenti. Ecco, vedete, costruendo qualcosa, determinati edifici, noi ci aumentano questi boost, insomma. Ok, andiamo per di qua. Oh, vai. Questo lo portiamo qua. Questo qua. Ok, fondiamo una nuova città. Se qua ci fosse un'altra nazione, ad esempio, qui in Francia, e io avessi costruito qua la mia nuova città, la realtà di queste città andrebbe ad influenzare quella del mio impero, e facendo ciò potrebbe scatenare una ribellione in questa città. Quindi potrebbe diventare una città libera, cioè una città-stato indipendente, nemica di tutti. Non sarà mai così. Facciamoci un trombolier. Dobbiamo assolutamente difenderci e colonizzeremo tutte queste coste perché hanno tantissimo grano che ci serve. Ok, avendo costruito Argo qui è un'ottima cosa. Ok. Questa parte d'Europa è stata esplorata, conquistata magari, quindi portiamo tutti questa trovata. Peccato che l'Italia sia costituita in questo modo La mia molto voce scrivere significa. brutto, cioè su 5 il mondo era fatto molto, ma molto meglio. Questo lo devo dire. Era fatto assai meglio. Vabbè. Ok, continuiamo ad esplorare. Più esploriamo, più la mappa
diventa sempre più grande. Questa è una cosa che mi piace parecchio. Perché è una mappa dinamica, che non è una mappa statica che la gioca. Perché prima noi eravamo solamente questo. Quindi è come se il mondo ci circondasse. Poi andando se diventando sempre più, esplorando sempre di più, la mappa diventa sempre più piccola, mettendo sempre più cose da connettere. Questa è una cosa che mi piace molto, dei dettagli che fanno la differenza. Poi sulla gestione della città, la città tutto sommato si vede in questo gioco rispetto al 5. E rispetto al 5, le meraviglie ne puoi costruire su dei pezzi di terra come questi, non è che vanno a caso. E quello che noi costruiamo, tipo i monumenti in granaio, si notano nella città, non è che non si vedono come su un 5. Questo, i piccoli dettagli grafici che comunque fanno una differenza. E questa è una visione strategica che sinceramente mi piace molto. Molto bella, fatta molto bene, tra l'altro. Mi piace molto, fatta molto bene. Qua, rispetto al 3, poi metti il governatore. Cioè, su un 3 tu dove potevi metti il governatore, ma lo potevi mettere per non esserci delle rivolte. Qui è la stessa cosa con l'espansione Rise and Fall, però il governatore non solo mimita le ribellioni aumentando la lealtà, ma anche dei bonus. Ogni governatore ha dei bonus. Ok? Andiamo qua e fondiamo la città. Cnosso, la città di Cnosso, perché ovviamente Cnosso è nata sulle coste della Normandia, no? Non ho un esercito. Cioè, se mi attaccano i barbari, io sono Migliaia di fottuto. persone hanno vissuto il Va bene, coraggio. va bene. Siamo io con Marco, che è importante, e il commercio internazionale. Ecco qua, quello, visto? È un monumento. Vedete? Ecco, c'è il simbolo qua del monumento. Molto bello. Ovviamente ogni edificio ha un proprio costo di mantenimento e un proprio bonus, tra virgolette, come in questo caso in granaio ti dà più 2 di abitazioni, che è molto importante. Non è la montagna che conquistiamo, ma noi stessi. Ottimo. Stiamo fondando un Pantheon. C'erano insediamenti religiosi. Un bel campus qui. Attenzione, i barbari. Ah, ma questa dovrebbe essere la Sardegna. It was at this Pensi. moment he knew. He fucked up. Oh oh. Spero che abbiamo bisogno di uomini. No, non c'ho i soldi. No, c'ho i soldi, perché no? Meno male che ho fatto i framboghieri. Sono stati i lussi come l'aria condizionata che hanno portato alla rovina l'impero romano. Con il condizionatore acceso, tenevano le finestre chiuse. Non hanno potuto sentire i barbari che arrivavano. Siccome Argo è una città assai importante, devo mettere un Sono castellano. stati i lussi Sì, come sì, il sì. nostro governatore. Misticismo. Una cosa che ho notato su questo nuovo civilization rispetto agli altri è che i cavalieri non muoiono. Così come i cani degli esploratori. Vengono sempre salvati. Interessante. Molto interessante. Oh, che bello, abbiamo conquistato e abbiamo esplorato un nuovo continente. Ora vi spiego cosa significa tutto questo. Allora, in questa nuova espansione di Rise and Fall ci sono le età oscure
Eredità d'oro. Ok? È molto semplice. Più cose noi facciamo durante il corso della nostra storia, più punti storia, tra virgolette, avremo. Questi punti storia sono molto importanti perché ci consigliano di portarci in un'epoca d'oro che ci darà tantissimi bonus, oppure in un'epoca oscura che ci darà dei bonus, ma a un certo prezzo. Noi abbiamo guadagnato ben 12 punti, i punti massimi importanti per essere nell'età normale. Quindi non abbiamo né bonus né malus. Se io adesso farò un altro punteggio epoca, proprio uno solo in più, io sarò in un'età d'oro. Ok, questo è una cosa principale di Rise and Fall. Ok, ragazzi, io credo che per ora possa finire qua. Abbiamo fatto abbastanza. Adesso voglio un attimo fare una galea e mi fermo qua. Ragazzi, il video finisce qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace, commentate, ditemi se volete che io continui la serie e che vi continui a spiegare il gioco, così vi mostro altre cose. E niente, ragazzi, grazie per aver visto questo video.